marzo 2017 e siamo ora in compagnia di Francesco Sanapo, il fondatore di Ditta Artigianale. Francesco, buongiorno e benvenuto dinanzi ai microfoni di orecatv.it. Grazie, grazie per questa opportunità, per questa possibilità. Niente, dobbiamo diffondere un messaggio, quindi il miglior mezzo è proprio questo, quella camera, l'intervista, quindi grazie infinite. E allora spieghiamo a loro dall'altra parte in poco meno di 300 secondi come nasce Ditta Artigianale. Anzi, diciamo che cos'è Ditta Artigianale, come nasce e quali sono i suoi obiettivi. Ditta Artigianale è una microtorrefazione che vuole cercare di riportare l'artigianalità che ha fatto diventare famoso il caffè italiano nel mondo nuovamente, dargli una nuova vita all'artigianalità. E quindi con un approccio molto più artigianale nella produzione del caffè. Poi noi andiamo alla ricerca sempre di caffè particolari, di caffè speciali. Io spendo 3-4 mesi l'anno andando a giro nei paesi di origine cercando di trovare i microlotti per poi presentarli al grande pubblico. E è un sogno, Ditta Artigianale è nato nel 2013, data proprio da una mia forte esigenza di condividere con le persone che cos'è un buon caffè. Quindi andare fuori da un po' dagli schemi industriali e riuscire a trasmettere il più know-how, più conoscenza su da dove proviene il caffè, dare più tracciabilità, dove proviene la varietà botanica, perché il messaggio 100% arabica ormai è diventato troppo limitativo, è come se vi dicessi questa bottiglia di vino è fatta con 100% vino uva bianca, no? E meglio dire è stata fatta col grappolo di Giovanni, con un mezzo grappolo di Francesco e con un quarto di grappolo di Gaetano. Sicuramente è bene informare la gente e poi comunque più che anche il nome del produttore, perché è sinonimo di tracciabilità e di controllo di qualità, perché significa avere il controllo anche all'origine, ma anche la varietà botanica stessa è di fondamentale importanza, perché come nel vino, visto che ormai stiamo utilizzando questo esempio, si usa il Merlot, il Cabernet Sauvignon, eccetera eccetera, anche nel caffè ci sono differenti varietà botaniche, quali possono essere Caturra, Bourbon, e ce ne sono più di 100, ok? Quindi è giusto informare, perché ogni varietà botanica ha il suo DNA e quindi ne caratterizza anche il gusto. Francesco, una volta fatta questa selezione, 2 mesi all'anno, cosa accade? Accade che importiamo questo caffè, accade che abbiamo i nostri laboratori che valutano il miglior profilo di tostatura, tostiamo il caffè e poi cerchiamo di condividerlo con tutte le caffetterie, oltre alle nostre che abbiamo in centro a Firenze, ma comunque abbiamo iniziato da circa un anno il progetto wholesale, quindi la distribuzione presso altre caffetterie, perché questo può essere il mezzo finale per arrivare al consumatore, quindi abbiamo bisogno proprio di condividere con altri baristi le nostre perle, me lo concedi, il nostro caffè. Naturalmente facendo informazione, spiegando quasi chicco per chicco da dove proviene, in che modo è stato coltivato, come è stato selezionato e poi infine torrefatto e distribuito. Esatto. E l'ultimo approccio, quello del barista, che durante la preparazione sicuramente noi cerchiamo di trasmettere anche conoscenza al barista su come estrarre il nostro caffè, non li abbandoniamo, questo è quello. Noi vendiamo il nostro caffè, essendo un caffè molto diverso, stiamo accanto a tutti i baristi per cercare di diffonderlo e per cercare di far trasmettere poi al barista, al consumatore, la parte finale, quindi il gusto. E dunque Francesco, per coloro che sono dall'altra parte, in che modo è possibile chiedere maggiori informazioni per aderire al vostro progetto? Ah, semplicemente via mail, può essere il mezzo più veloce ed efficace, basta scrivere a info@dittaartigianale.it o ancora più semplicemente andare sul sito e chiedere la richiesta di informazioni per l'wholesale. Naturalmente senza alcun impegno da parte loro. Assolutamente no, anzi, perché è bello proprio riuscire a parlare, entrare in contatto per spiegare quali sono le complessità e quali sono i benefici di investire nello specialty coffee, perché l'unico mezzo ad oggi che ci rimane per restare a galla in questo mercato, quindi nella caffetteria, è quello di differenziarsi. Quindi noi penso possiamo dare l'opportunità ai baristi e alle caffetterie realmente di differenziarsi in qualità con un caffè di qualità. In bocca al lupo per il progetto, che è veramente molto molto entusiasmante. Saluta gli amici di Oreca TV. Ciao e alla prossima.
Io invece continuo per presentare a tutti voi con microfono e telecamera tutte o quasi le novità presentate qui a Host 2017. Non andate via.